Ricordiamoci che l'intento quando noi studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. Hai risaputo quel che c'è scritto nei Tikkunei Zohar? Che la presenza divina, Shekhinah, essa è malata nell'esilio. Cosa vuol dire che la presenza divina è malata? Come per esempio la malattia del corpo, per stavo prendendo un esempio in maniera allegorica, perché chiaramente non si può paragonare il corpo alla presenza divina, ma giusto per fare un'analogia. Qual è il motivo della malattia e della salute nel corpo fisico? È la circolazione del sangue, come il sangue viaggia nel corpo. Se la circolazione è buona, allora il sangue, venendo dal cuore, porta con sé vitalità a tutti gli organi. E col sangue la vitalità entra proprio in tutti gli organi, tramite i tendini, le vene, eccetera, che ci sono negli organi. E dopodiché il sangue cosa fa? Torna al cuore. Se la circolazione è buona, efficace, come dovrebbe essere, come Dio ha organizzato che sia, allora la persona è veramente sana al massimo. Perché? Perché tutti gli organi sono connessi uno all'altro e tutti quanti ricevono la loro vitalità dal cuore tramite questa circolazione del sangue. Però se c'è qualche danno da qualche parte, c'è qualche disordine che blocca o trattiene o diminuisce il flusso del sangue con lo spirito di vitalità che c'è in esso, allora cosa succede? Il legame tra tutti gli organi si diminuisce e manca connessione tra gli organi e il cuore. E cosa succede? La persona si ammala. Che Dio ci salvi. E così proprio, per modo di dire, tutte le anime di Israele si chiamano organi della Shekhinah. La Shekhinah si chiama come cuore. Come dice il versetto, Tzur levavi, mia roccia, mio cuore. E come c'è scritto in un altro versetto, Veshachanti betocham, io risiederò tra di voi. Sarebbe dire che la Shekhinah, la presenza divina che c'è tra di noi, è la parte più profonda, come il cuore. Cosa significa questo? Che il linguaggio, l'etimologia della parola Shekhinah significa risiedere, che la luce divina risiede nei mondi Beria, Yetzirah, Asiya per farli vivere. Beria, Yetzirah, Asiya sono i tre mondi più inferiori. E la vitalità che deriva in questi mondi Beria, Yetzirah, Asiya dalla Shekhinah arriva tramite le anime di Israele. Perché? Perché tutte le creature sono un zero totale rispetto al creatore, benedetto che sia, che loro, tutte le creature davanti a Dio non hanno alcuna importanza e di conseguenza loro non possono ricevere forza, vitalità direttamente da Dio. Per essere creati ex nihilo e vivere ed esistere, l'unico modo che tutte le creature possono ricevere vitalità è tramite le anime di Israele, che le anime derivano dal pensiero divino, mentre tutto il mondo è stato creato da parola divina, che è inferiore. Le anime precedono la creazione del mondo e derivano dal pensiero, che sono più elevate. Come dicono i saggi, che Dio si è consigliato. Con chi si è consigliato? Si è consigliato con le anime dei tzadikim. Sarebbe a dire se Dio si è consigliato con le anime dei giusti del popolo ebraico, come è risaputo e spiegato altrove. E dunque la vitalità al mondo arriva tramite le anime del popolo, da Dio, tramite le anime del popolo ebraico. È risaputo che tutta la vitalità che deriva dai mondi superiori e va giù agli inferiori, come è scritto
nel libro di Yetzirah è fissato la fine, scusate, l'inizio alla fine e la fine all'inizio. Sarebbe dire che c'è un legame tra il primo e l'ultimo livello e tra l'ultimo e il primo livello. E nelle scritture della Rizal questo legame viene chiamato come luce diretta e luce riflessa. Sarebbe dire che se c'è un livello di divinità molto elevato, poi c'è come questa divinità si contrae per arrivare in questo mondo materiale, e dunque c'è la luce diretta che da su scende giù, poi c'è la luce riflessa che la luce arriva giù e come rimbalza verso su. E dunque c'è un legame tra il primo livello e l'ultimo livello. E come c'è scritto nel versetto, Ve'achayot ratzov ashov, chayot, tipo di angeli, vanno avanti e indietro. Sarebbe dire che loro procedono e si esprimono dalla loro sorgente e poi tornano alla loro sorgente. Questo significa la vitalità che è divina, che va a tutti i mondi, che prima emana dalla sua sorgente e dopo torna alla sua sorgente. E dunque la Shekhinah emana energia divina per tutti i mondi, per creare tutte le creature, ma poi le creature riflettono indietro questa energia nella sua sorgente. E dunque perciò, secondo queste verità, questi concetti, che è difficile spiegare bene questo per iscritto, anzi impossibile, la Shekhinah si chiama cuore, come il cuore che dà il sangue e poi il sangue torna al cuore. E dunque la Shekhinah si chiama come cuore e gli organi si chiamano come, se le anime si chiamano organi. Per insegnarci che quando tutte le anime sono connesse e legate una con l'altra, allora il sangue circola bene, l'energia vitale divina circola bene, e il primo livello è legato con il livello più inferiore, e il livello più inferiore è legato con il livello più superiore, e dunque tutti sono uniti con un Dio e ci colleghiamo tutti a Dio, come c'è scritto nel versetto. Che voi siete oggi davanti e tutti quanti davanti a Dio, dai vostri capi fino al vostro spaccalegna, cioè dal livello più elevato, al livello più basso. E lì c'è scritto Lifnei Hashem, che è proprio davanti, la parte interna di Dio. E adesso possiamo capire quello che dicono i nostri saggi. Che i saggi dicono che quando è stato istituito il santuario, il secondo tempio, e il popolo ebraico è cascato in esilio, la Shekhinah, la presenza divina, si è elevata ed è discesa in Edom, che Edom è riferito all'Italia proprio, in esilio, per modo di dire. E questo perché si è istituito il tempio? Perché tutto quanto è successo? Per via del peccato di odio non giustificato. Deve dire che persone hanno litigato uno con l'altro. Che Dio ci salvi. Come è possibile che una cosa così grave come il santuario distrutto, la presenza divina in esilio, è per via dell'odio? Adesso com'è possibile? Quando c'è odio, gli organi sono separati. Quando gli organi sono separati hanno effetto sul cuore. E dunque il cuore può avere un attacco al cuore o essere molto malato da cosa? Dal fatto che due organi non si trovano d'accordo. Stessa cosa spiritualmente, due anime che non fanno avanti e sereno, hanno amore verso il prossimo, allora questo causano non solo un problema nella nostra relazione interpersonale, ma un problema cosmico, un problema spirituale, perché facciamo la presenza divina diventa malata. E per questo si chiama malata, per esempio, come c'è scritto, Somech Noflim Rofe Cholim, che sostiene i cadenti e guarisce i malati, al plurale. Perché c'è scritto al plurale? Se la Shekhinah è malata, deve essere scritto al singolare.
Allora, la terapia spirituale, perché scusa, plurale? Perché questo è la guarigione non soltanto della Shekhinah, ma anche di tutti i suoi organi, di tutte le anime, eccetera. Ciao a tutti!